l'attuale nazionale mondiale non li gioca. Io ho già detto ieri, ho già dato ieri, quindi facciamo il gioco. Allora, io credo, parlo a nome personale, io non conosco né l'invidia né la gelosia, quindi oggi fare calciatore è un grande privilegio. Quindi e giudicare le situazioni è sempre spiacevole o fare paragoni. Noi possiamo interpretare quello che abbiamo visto, in riferimento a quello che mi dici, classificando una generazione che ha perso il controllo di se stesso, ma le persone hanno perso il controllo di se stesso, perché la mia sensazione, quello che mi trasmettono, è che questi ragazzi stanno demandando la propria vita e le proprie azioni a qualcun altro. Allora, per fare un paragone invece con la nostra, e ritornando a quello che diceva Marco, lo sai in Spagna quanti politici sono arrivati, quanta gente è salita sul carro, quando il carro ormai era già avviato? Ma la nostra capacità era riconoscere chi era in quel momento, chi stava arrivando, per salire sul carro o lo faceva in maniera spontanea. Quello è stato un altro gesto di personale, così come il silenzio stampa. Allora, noi oggi è la seconda volta che andiamo al mondiale. Io spero che questi ragazzi o la futura generazione si riprenda in mano la propria vita, la propria professione, perché è fuori dal campo che cresce. Perché dopo è in campo con la personalità e con le qualità, ma se fuori dal campo non sei più in grado di controllare la tua vita, sono prestazioni che lasci agli avversari. La qualità si è abbassata in generale, però stiamo facendo molta fatica. Marco, vorrei sentire anche te su questa cosa qua, se dai la risposta. Sì, io credo che questa non qualificazione sia stata un po' frutto anche della situazione del momento, della pandemia, eccetera, perché i giocatori hanno giocato molto di più e erano anche stanchi. Certamente un po' di sfortuna, cioè Jorginho che sbaglia due rigori, tutti e due con la Svizzera, è abbastanza sfortunata la cosa, poi dicono avrebbe dovuto tirare lui, Mancini non avrebbe dovuto fargli tirare. Io questo non credo, perché noi ci alleniamo durante gli allenamenti, chi è più bravo quindi era rigore. Solo noi avevamo un rigorista in panchina, Selvaggi, che lui era bravissimo a tirare, ma non poteva giocare, o non giocava in quel momento. Io credo che devono rivedere veramente qualcosa, ma ha detto bene Peppe, noi avevamo dei nostri presidenti e dovevamo combattere con i nostri presidenti per avere dei contratti, e adesso non ci vanno più i giocatori. E lì dovevi avere una personalità per combattere con i nostri presidenti, perché era più difficile. Dovevamo andare noi a fare le cose, qualsiasi cosa dovevi fare, lo dovevi fare da solo. Adesso c'è la gente che fa tutto, ti controlla qualsiasi cosa, controlla le interviste e tu non sai mai, veramente, non sei mai tu veramente, e questo è secondo me un freno per la crescita dei giocatori. E poi anche gli agenti che dicono tu sei il migliore di tutti, non è così, devi dimostrarlo se sei il migliore di tutti sul campo. Il rettangolo verde è quello che dice la verità, non c'è niente da fare. E noi aspettiamo una nazionale che credo possa venire fuori, perché ci sono dei ragazzi giovani che stanno crescendo, però bisogna vedere come sono nel proseguo della loro carriera, se riescono a veramente arrivare a avere un carattere che ci possa portare con me. Posso dire? Scusa, volevo dire solo. Cioè, per la prima volta nelle qualificazioni ti hanno dato la possibilità anche di prendere una specie di playoff, no? E non essersi qualificato al primo turno e poi avere la chance contro la Macedonia in casa, diciamo la verità, non è stata una cosa bella. Quindi è stato, secondo me, da quando esiste il calcio, la nazionale, una delle cose che più ha fatto male, insomma.